italiana al Parlamento europeo, io vorrei fare una considerazione con voi. Leggevo l'altro giorno che in questo Parlamento, perché lo sappiamo che questo Europarlamento che si instaurerà adesso sarà un Parlamento diverso rispetto a quello degli anni precedenti, perché in Italia, ma non solo in Italia, ci sono molte forze politiche nuove. Leggevo l'altro giorno che è stimato che ci saranno almeno un centinaio di europarlamentari provenienti da diversi paesi europei che non si riconoscono nelle classiche formazioni politiche europee. Per questo noi adesso non possiamo dire dove staremo, con chi staremo, perché non sappiamo neanche chi sono queste persone. Io vi posso dire personalmente, io non vedo come il Movimento 5 Stelle possa entrare in una delle classiche formazioni politiche che ci sono in Europa, tipo il PPE, Partiti Popolari, o il PSE, Partiti Socialisti Europei, perché sono comunque dei partiti classici. Però io vi ripeto, adesso non possiamo dirlo adesso, perché non sappiamo ancora chi ci sarà in questo Parlamento. Quando saremo lì vedremo chi sono queste persone che vengono da paesi diversi, vedremo se abbiamo delle idee in comune, potremo metterci insieme, se loro saranno disponibili a rispettare quelle che sono le nostre regole base, perché diciamocelo, non tutti sono disponibili a dimezzarsi lo stipendio e a fare massimo due mandati, a essere incensurati. Se rispetteranno queste regole, noi non abbiamo preclusione.